Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, è il linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. Sono molto felice di presentarvi un ospite di eccezione. Il suo nome è Antonino Amore, ipovedente dalla nascita, con una graduale perdita anche di quel poco di vista a causa di una retinite pigmentosa che lo ha costretto prima a vedere solo luci in casa e adesso neanche quelle. Sotto un albero di carrubbo abbiamo con noi Nino Amore. Buongiorno. Un solo soldo rosso, l'oro puro di un lingotto, foglia gialla rinsecchita o verde foresta infinita, quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia. C'è un'insolita magia, ti cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, cuore di formica paglia, generosa e molto grata, il fato l'ha trovata, la tua anima fatata, poesia ma risvegliata, dietro le tue angosce, adesso riconosce la tua diversità. Dentro la fragilità, la penna e il calamaio, la formica e il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. Se ti affidi fiduciosa, giunge cura generosa. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te per la spontanea disponibilità. Vado subito a una domanda che mi incuriosisce più di tutte. Cosa significa non vedere? Significa vedere diversamente. Voglio dire che in pratica il mondo, a prescindere i suoi colori e la bellezza di questi, e il resto attraverso gli altri sensi, in primis le mani e poi l'olfatto, l'udito e quant'altro, diciamo, ci si fa un'idea della realtà che ci circonda, molto vicina a quella vera. Quanto ha influenzato la tua vita il fatto di non avere l'utilizzo di questo senso? Boh, non lo so. Nel senso che mi viene in mente la frase di un insegnante di religione, un prete di operaio, che mi disse: dice, io in Antonino vedo Gesù in mezzo a noi, perché se Antonino vedesse, può darsi che fosse un delinquente. E invece, diciamo, è una persona così amabile, così altruista in mezzo a voi che sicuramente un po' la sofferenza, il dolore l'ha forgiato in questo senso, ecco. Antonino, secondo te una persona che non vede dalla nascita e invece una persona che per un incidente diventa ipovedente o addirittura cieco, in cosa consiste la differenza?
chi è secondo te avvantaggiato? Nessuno dei due. No, voglio dire, la visione del mondo, la percezione del mondo da parte di chi nasce cieco è, come dire, un mondo senza colori, che è molto difficile dare l'idea, il concetto dei singoli colori. Io ai miei corsi per insegnanti di sostegno facevo questo, cercavo di spiegarmi con queste immagini. Dicevo, voi avete visto mai il viso della libertà, quello della gioia, della giustizia? No, ognuno di voi se l'ha fatta secondo l'esperienza di vita. E così, quando si vuole dare l'idea del colore rosso a un cieco nato, e si fanno, come dire, i vari tentativi, nel senso che attraverso sensazioni tattili, dal caldo al tiepido, al freddo, sensazioni acustiche, dalla musica più calda, passando ai toni medi, fino ad arrivare a quelli acuti, l'andatura veloce, lentamente, piano, fermo. Ecco, attraverso questo uno può dire che quelli più caldi si possono accostare al rosso e gli altri gradatamente a passare per i sette colori dell'iride. Non pensiamo a tutte le sfumature che esistono, che sono state inventate, ma almeno ai sette colori fondamentali. Ecco. E quindi uno si fa un concetto, sapere se l'assimilato giusto, non lo so. Mentre per l'ipovedente o il cieco divenuto a causa di una malattia tipo la mia, a causa di un incidente, il passaggio, voglio ricordare in questo caso un carissimo amico che eravamo a Bologna, e non ricordo il nome purtroppo, era un giovanissimo ex carabiniere che nella provincia di Cuneo, comunque diciamo in Piemonte, ecco, nei tempi del terrorismo, hanno suonato alla caserma dicendole che c'era un'emergenza. Il ragazzo si portò verso la ringhiera della caserma e, ahimè, gli hanno sparato, gli hanno perso la vista, sul colpo. E quindi il ragazzo ogni tanto, come dire, gli vivevano degli incubi, ovviamente, perché quando si perde la vista si hanno delle sensazioni come se uno stesse annegando, venisse a mancare il respiro. Ecco, come se il nostro cervello dice qui manca qualcosa. Ecco, è ovvio che nella relazione con gli altri la persona che è divenuta cieca in età, diciamo già della coscienza, perché un bambino che dovesse diventare nato vedente, dovesse diventare cieco entro il primo anno di vita, è come se fosse nato cieco, mentre dai 2-3 anni in su, e poi andando sempre più avanti con l'età, i ricordi sono sempre più forti. Però è ovvio che abituarsi alla nuova dimensione di rapportarsi col mondo, con la società, eccetera, c'è chi fa veramente molto fatica. Altri, e dipende sempre dal carattere, dallo spirito della persona, altri battaglieri, come dire, riescono, se andavano, come dire, avevano una vita viva prima, la riprendono in mano diversamente, ecco. Antonino, ma che cos'è l'amore? L'amore, una volta
quando ero giovane studente a Bologna, sai, si andava nelle osterie, si beveva qualche bicchiere e c'era l'oste che era un poeta. Allora gli ho fatto questa domanda e lui mi disse: no, niente, è una esigenza umana che poi passa. No, l'amore per me vuol dire, per onorare anche il mio cognome, è essere accoglienti verso gli altri, ecco, perché l'amore non dobbiamo aspettare che ci venga dato dalle coccole di una bella ragazza, eccetera. Se noi veniamo, prendiamo in cura una persona e ci restituisci, senza che se ne rende conto, un amore, una soddisfazione, una felicità enorme. E quindi voglio dire, ecco, io faccio mio il comandamento di Gesù: amare il prossimo come te stesso. Ed è vero, se uno ama il prossimo come se stesso, ama innanzitutto se stesso. Bellissimo, Antonino. Senti, puoi aggiustare un po' la telecamera, che si è troppo inclinata verso l'alto e non ti si vede quasi il viso. Poco poco se la inclini verso il basso. Eccoti qua. Bene, benissimo. Grazie. Grazie a te. A posto. Senti, Antonino, ma nel percorso della tua vita, quali sì. sono stati i momenti che in questo momento ti vengono in mente più significativi, che ti hanno in qualche modo segnato dentro? Beh, ritorniamo alla domanda di prima. Diciamo l'amore, la conoscenza, diciamo, dell'attuale moglie, poi il lavoro, che è stato uno strumento per me, diciamo, di vita, ecco, i figli, ecco, ce n'ho tre, e per ultima, ultime, ma non per ultime, diciamo, le due chicche, i miei nipotini. Cosa ti senti di consigliare a chi improvvisamente si trova in una condizione non vedente e che però per tutta la vita è stato omaggiato dal dono della vista? Guarda, mi sento di dire quello che ho detto sempre, ripeto, quando mi trovo, diciamo, in situazione di formatore: dovete scoprire, come diceva il poeta, il fanciullino che è in noi. Noi dobbiamo scoprire il cieco che è in noi. E quindi cosa fare? Fare praticamente sperimentarsi a fare delle azioni quotidiane senza l'uso della vista. Ecco, e questo quando ho dato questo tipo di consiglio, qualche volta mi dicevano: ah, sai, Tony, dice, ieri che c'è stato il blackout, mi sono ricordato quello che ci hai detto e l'ho messo in pratica. Dici, dal portone, ho ritrovato le scale, sono andato fino a casa. Dico, hai visto? Ecco, quindi voglio dire, ci sono tanti aspetti in noi che la padrona vista non ce li fa assaporare. Parto dall'ascolto, parto dall'olfatto. Provate per divertimento a farvi una cena così al buio, no? Anche in casa. Non sapere che cosa è stato messo in tavola dalla moglie, dalla mamma, da chi che sia. Vi rendete conto dopo qualche minuto che il nostro cervello dice: qua non mi arrivano informazioni visive, olfatto, udito, tatto, attivatevi. Ecco,
E tutti mi dicono che... Dice, ma io, dice, quando mangiavo la pizza non sentivo neanche il sapore di questo, il sapore di quello, oppure il profumo di questo, il profumo di quello. Ecco, quindi è riscoprirsi. Ecco, se uno la mette su questa ottica, non far tesoro del passato, ma non rimpiangerlo, diciamo, nel senso, ah, come faccio, che eccetera. Viene da dire, però, come dire, allora, io personalmente dico, è una specie di battaglia permanente tra me e la cecità. La sfida qual è? Chi vince? Tu o io? Allora, io oggi, specialmente con la nuova tecnologia, vinco tante battaglie che non avrei mai pensato, tipo, che ne so, faccio un esempio banale, non so se una luce a casa è accesa o meno, ci sono i rilevatori di luce, oppure il navigatore per me è una cosa eccezionale, nel senso che non mi affido totalmente al navigatore, però io lo uso come feedback, mi dà la conferma che sono al luogo, al punto che mi sto rappresentando nella mia mente, e quello me lo conferma. Ecco, muoversi in autonomia. Io sono anni, per non dire secoli, che uso il bastone bianco. A mio avviso, quello è insostituibile, perché è un qualcosa che ti dice: tu sei in macchina, Francesco, vedi me senza bastone. Ti vuoi, come dire, coordinare con me con lo sguardo. Magari tu credi che io ti ho visto, mi coordino, io invece no. E giustamente nel torto marcio ci sono io. Se sono col bastone, innanzitutto ti informo che sono un cieco. E secondo, se sto attraversando, sai che... tutte le attenzioni sono tue, ma anche mie, ma soprattutto dell'autista. Ecco. E quindi essere attivi. Ecco. Nino, puoi abbassare la mano sinistra, che se no viene inquadrata dalla telecamera. Mannaggia. No, non c'è problema. Non c'è problema. Comunque è una bellissima inquadratura, perché hai questo albero di carrubo che ti fa da cornice. Sì. Con la sua corteccia, bellissimo, sì. Veramente squamosa, sì. E le foglie verdi con quella forma spettacolare, tipico del carrubo siciliano. Del carrubo. Deve essere un albero molto antico, perché mi sembra molto... Sì, questo è stato piantato negli anni 50, 55, 56, in quegli anni lì è stato piantato da un mio fratello. Secondo te gli alberi ci vedono? Ma dicono che, allora, si dice che i muri hanno le orecchie e gli alberi hanno gli occhi, ecco, e quindi diciamo, dicono addirittura che sì, provano delle sensazioni, come so, di paura, di ansia, di coso, come è un essere vivente a modo suo. Sta arrivando una poesia per te. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Grazie. Nino Amore, uomo del cuore, persona che ha vissuto basandosi sul suo fiuto, con la forza e l'audacia di colui che ha dato, molta gente ha sempre aiutato. È in questo modo che lui fa i suoi passi e continua imperterrito a creare e spostare sempre nuovi massi. Il suo modo di incedere elegante
lo rende una persona interessante e il fatto di essere ipovedente lo rende ancora molto più affascinante, perché in questo suo modo di essere importante lui apre la strada a colui e colei che è ansimante. Così, mentre viene intervistato, il suo animo fatato viene sperimentato e condiviso attraverso il sorriso del suo viso. Grazie, grazie veramente. E, come dire, hai inquadrato perfettamente un po' la mia personalità e il mio spirito. Grazie. Antonino, è un piacere grande. Volevo chiederti se ti va di dare un messaggio ai nostri ascoltatori, a tutti coloro che seguono questo programma della Farmacia della Poesia. Il consiglio mio è quello della lettura. Lettura, diciamo, dalla, come dire, dalla meno impegnata a quella impegnata e arrivare a, al piano alto che è la poesia. Ecco, poi attraverso la, la, lo scritto, secondo me, tutti quei pseudo giudizi, pregiudizi vengono superati, perché molte volte, ecco, molte volte viene, sento dire dagli amici anche con altre disabilità che non è la lotta più dura, non è con la disabilità, ma è con i condizionamenti, con i pregiudizi, con gli atteggiamenti che non sono accoglienti. Ecco, io dico semplicemente, una volta lo dissi quando ero giovane atleta a Bologna, disse: eliminare i pericoli, le barriere architettoniche negli impianti sportivi aiuta a non aumentare la famiglia dei disabili. Ho sentito un mormorio, suppongo di disappunto, ma io non stavo augurando a nessuno che venisse dalla parte mia, ma soltanto di evitare che qualcuno potesse venire. Ecco, questo. E quindi per dire che, ahimè, ognuno di noi è, ecco, non è immune a niente. Oggi ce lo insegna questa benedetta, maledetta pandemia. E quindi, diciamo, bisogna essere sempre vigili, attenti, io direi, per se stessi e per gli altri, ecco. Perché, come diceva Madre Teresa di Calcutta, noi dovremmo ringraziare i poveri, dovremmo ringraziare i disabili, perché sono al posto nostro, perché se non ci fossero loro forse ci saremmo noi, ecco. Antonino, grazie di cuore, è stato un piacere conoscerti e intervistarti. Auguriamo a te e al tuo amico Carrubbo una splendida giornata. Grazie, io ringrazio te, Francesco, di questa imprevista, eccezionale opportunità. A presto. Un abbraccio. A presto, Antonino. A presto. Farmacia della poesia, la penna e il calamaio, la formica al formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi, la penna e il calamaio, la formica al formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. La tua anima alla mia,
farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia?